Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è, sinceramente adesso non mi ricordo se è mercoledì o giovedì, comunque dopo vi darò l'update. Sono le 8 e 3 minuti. Io ho già fatto abbastanza cose qua dentro casa, scusate infatti questo aspetto da Desperate Housewife, ma effettivamente è quello che sono in questo momento perché sto facendo le pulizie. Mi sto anche sbrigando perché poi devo lavorare e poi oggi vorrei andare in un centro commerciale per vedere tutte le nuove collezioni autunnali. Quindi ho pensato che fosse proprio carino, ecco, girare un videovlog anche perché sarò sola per sì, praticamente tutto il giorno perché mio fidanzato è già andato al lavoro e tornerà stasera alle 19. Quindi vi porterò con me e ci terremo compagnia a vicenda. E adesso stavo sistemando un attimo il mio armadio, anzi vi faccio vedere. Siccome non mi ricordo più bene cosa ho qui, devo dare un attimo una sistemata anche perché ci sono cose molto estive che ora non metto più e volevo vedere se c'è qualcosa proprio che non utilizzo più. Poi qui ho delle cose che devo stirare, qua degli appendini che non ho utilizzato e che devo un attimino sistemare nell'armadio. Aspettate che vi rigiro. Ecco, vi ho girato. Allora, dicevo, voglio vedere un attimino se ci sono proprio delle cose che non utilizzo, non sto proprio utilizzando. In genere, non ci sono, perché, quando io faccio acquisti, proprio li faccio molto, molto ponderati. Sì, ci sono sempre quelle due o tre cosine che proprio non metto, però solitamente appunto io quando faccio shopping mi compro proprio delle cose che mi piacciono e che sono sicura che utilizzerò e sfrutterò proprio nel corso degli anni, perché a me le cose mi rimangono proprio anni e quindi sto molto attenta anche al tipo di tessuto che sto acquistando, perché voglio proprio che sia un qualcosa di duraturo e mi dà fastidio poi quando apro l'armadio e vedo le cose che non utilizzo, perché cioè quel vestito per me è uguale a soldi buttati. Però, sì, purtroppo ci può essere quella cosa che non mettete e mi scoccia proprio averla lì nell'armadio perché so che magari qualcun altro la potrebbe utilizzare. In genere, però, ecco, se c'è qualcosa che non utilizzo, io prima di darla o di metterla in quei cassonetti gialli o di portarla, ecco, da H&M, la faccio vedere magari alle mie amiche che a loro può piacere e loro fanno la stessa cosa con me. Mi danno prima i bustoni, infatti all'ingresso ho due bustoni che devo riconsegnare alla mia amica che poi a sua volta porterà da H&M. Perché appunto magari mi fa vedere se c'è qualcosa che mi piace e infatti ho preso qualcosa dai suoi bustoni. E comunque tutto questo giro di parole che tra l'altro mi si sta anche facendo tardi per dire che ora farò tipo un mini decluttering all'armadio, magari vi faccio vedere anche quello che trovo e che non utilizzo più. Allora, pochissime cose ho trovato che tra l'altro molte non sono, no, sì, alcune sono mie che ho comprato, altre no, che mi sono proprio già state date. Allora, c'è cioè, questo bellissimo vestitino che però io questo non darò via, ma l'ho semplicemente tolto perché mi sono proprio accorta di non averlo proprio mai indossato. C'è una parte finale che rimane un pochettino più trasparente. Diciamo che non è molto il mio stile, ma me l'aveva regalato il mio fidanzato proprio i primi tempi che ci conosciamo, quindi ormai sì, 5 anni e mezzo fa, e quindi io volevo fare un po' la sexy. Mi sono provata questo vestito, ero anche un po' più magra di adesso, e, però non l'ho mai indossato. Questo ovviamente io non lo darò via perché ci sono molto affezionata. Lo accantono e spero di tornare in forma per mettermelo. Poi qua ho messo questo reggiseno sempre su questa scia un po' sexy che devo dire purtroppo non mi appartiene perché io sono molto più basica, però in realtà queste cose sono cioè, molto carine, quindi io le vorrei mettere. L'ho tirato fuori proprio perché mi sono accorta di non sceglierlo mai quando mi devo mettere reggiseni perché ne ho altri che sono più comodi e questo poi comunque per i miei standard è anche abbastanza imbottito. Quindi io ho deciso di mettermelo oggi perché così almeno me lo metto visto che devo uscire. Se poi mi rendo conto che ci sto comoda, lo continuerò a mettere. Se proprio vedo che in genere a me questi che hanno il pizzo sotto mi irritano questa parte. Ora voglio vedere se con questo mi ci trovo bene, lo tengo, altrimenti lo regalo a qualche amica perché è nuovo praticamente.
Poi queste sono due mutandine del costume prese al mercato a 1 euro, sempre a quel famoso mercato dove vado io, e però questa è troppo piccolina, non mi ci sento a mio agio, ma è molto carina, quindi, e questa anche, cioè il tessuto è confortevole, però io non la, mi trovo proprio a non indossarla mai, il sopra poi non l'avevo trovato al mercato, quindi lo abbinavo con altre cose. Poi qua che cosa c'è? Ah no, questo non lo devo dare via, è un semplicissimo costume nero. E questo invece è proprio un vestitino di quelli semplici, di che cos'è? Di Terranova, ma mi sono accorta di non utilizzarlo mai, questo anche proprio per il mare o per stare in casa e scendere a buttare l'immondizia, anche perché è abbastanza corto per me. Poi anche questa mi sono accorta di non utilizzarla mai, però è un capo molto basic, quindi magari questo lo tengo. Ha tutte queste paillette, è di Zara e sì, dai, questa la tengo. E poi questa invece me l'aveva data mia suocera. Allora mi sono messa di qua vicino alla finestra perché forse così si vede meglio. E questa me l'aveva data mia suocera e è in crepe con lo georgette, ma è bellissimo il tessuto, molto carina. È una canotta fatta così che rimane trasparente, però a me sta troppo larga e troppo lunga, e non mi trovo proprio ad indossarla questa, però anche questa per esempio mi dispiace darla via, quindi la metterò insieme a quel vestitino e troverò poi un modo per indossarla in futuro. Poi questa invece è proprio acquisto sbagliato, ma l'avevo presa proprio a veramente 4 soldi, tipo 3 euro credo, da Bershka. È molto carino, il colore mi sta bene, è un color mattone, ora non so bene come lo vediate voi. E qua tutti questi buchetti con queste perline argentate. Io non so se mi sentite perché intanto c'è la lavatrice che sta facendo la centrifuga, e però mi cade proprio male, mi cade male perché, cioè in realtà mi sta bene, ma qua sta troppo accollata e poi ci sono subito tutti questi tagli che mi fanno sembrare le spalle ancora più larghe di quello che sono, quindi nuovissima, mai utilizzata. E poi questo, come vi dicevo, non è una cosa che ho comprato io, ma è una cosa che ho preso dalle buste che mi dà la mia amica, ed è delizioso. È questa tutina, ecco, è una tutina però molto corta perché lei rispetto a me è un pochino più bassa e quindi a me sta cortissima, e poi comunque sono anche un pochettino più piena rispetto a lei e mi sta proprio strettina. Ma ho un'altra amica, la quale secondo me potrebbe stare benissimo. Ilaria, se stai guardando questo video, fammi sapere se ti piace che te la do, e se ti piacciono anche le altre cose che ti ho fatto vedere. Poi, ultima cosa, questa cinta che stava in un vestito di Zuiki che ho preso quest'estate, solo che poi ne ho messa un'altra che mi piace di più, proprio color caramello, e questa mi sono trovata proprio a non utilizzarla. Comunque oggi confermo che è giovedì perché io il primo video l'ho girato lunedì, poi martedì e mercoledì io sono stata a casa tutto il giorno a lavorare, ho la testa che mi scoppia, voglio proprio uscire. Che poi tra l'altro è iniziato l'autunno, perciò ci sono delle giornate fantastiche qua in Puglia e me le voglio godere un attimino. Allora, aggiornamento, è tardissimo, è 11:15. Io ho pulito tutta casa, mi sono preparata. Ho fatto più tardi anche perché ho avuto degli imprevisti di lavoro risolti e ora sono pronta per uscire e farmi un giretto e svagarmi un po'. Il problema è che si è annuvolato e io ho anche steso le lenzuola, spero che non inizierà a piovere. Infatti ora devo anche controllare il meteo. Mi sono vestita un po' primaverile, ecco, diciamo, con i colori, perché ho visto questo bel sole che ora però non c'è più. Allora, la camicetta è di Zuiki, l'ho presa quest'anno, ma un po' di mesi fa, e questa borsetta è di H&M e ce l'ho tipo da credo 7-8 anni e non ha fatto una piega. Non è in pelle, ma comunque è una buona plastica, diciamo, e non è tutta anche negli angoli qua intatta come fosse stata comprata ieri, con la catena oro, sempre soliti accessori, collanina di CEA e il mio solito orologio. E poi i jeans, allora vabbè, le scarpe le metto dopo, metterò un paio semplicissimo di
sneakers. Questi sono i jeans uguali a quelli che avete visto l'altro giorno, sempre di Stradivarius, però in questo lavaggio più chiaro, che secondo me ci sta carino con questa camicetta rosa. Allora, prometto che ora vado, aggiornamento outfit, perché ho pensato che effettivamente è più comodo uscire con lo zainetto. Questo qua, guardate quanto è carino, non si vede molto bene, ma è piccolino, nero, carinissimo, e poi l'ho abbinato con queste sneakers, sempre quelle là di Mickey Mouse, mi piacciono tantissimo e sono molto comode. Questo zainetto è di mia mamma, però adesso è mio perché gliel'ho preso io, ma appunto era suo in passato e credo abbia intorno ai 20-25 anni, secondo me tutti, ma si mantiene proprio nuovo anche questo. E il mio fidanzato mi prende in giro ogni tanto perché io ho molte cose che indosso sono proprio di mia mamma quando era proprio giovane, aveva diciamo la mia età, oppure addirittura anche di mia nonna. Credo che mi proverò una tuta completa, mi piace molto questo color beige, e questi sono i jogger, e poi mi proverò anche quella che è la felpa. Intanto ho trovato anche questa molto carina. Allora, sono da H&M, mi sono presa un po' di felpine, guardate questa che carina, è di un bianco panna. Molto carina, poi ho trovato anche questa, guardate che bella, a me tutte queste ambientazioni molto American style piacciono molto, dopo la provo, è di un bellissimo rosa malva. Ora ho provato questa qua che è felpata dentro, fa parte della linea Basic e mi piace, è molto comoda, è di un bellissimo beige, e ho preso anche i pantaloni da abbinarci, ora me li metto, ho preso due modelli, uno jogger e uno proprio white leg, ora li proviamo e vediamo come sono. Per questo autunno vorrei avere una tuta tutta abbinata, che secondo me è molto chic, dello stesso colore. Allora, che dite? C'è un bambino che strilla nel frattempo. Vabbè, ora ho messo queste sneakers, ma in realtà qua ci stanno secondo me meglio delle belle scarpe, sempre sneakers, però un pochino più chunky. E secondo me è molto chic. Il colore purtroppo non rende, è bellissimo. Questa comunque è lunga, questa felpa. E mi piace, c'è anche in altri colori, però io credo che prenderò questo. Mi piace proprio l'idea di avere qualcosa di chiaro per l'inverno, ed è caldissima dentro perché è felpata. Comunque, ora che mi sono tolta la camicetta, mi sono ricordata di avere messo il reggiseno, quello che vi ho fatto vedere stamattina, ed è comodissimo, quindi ovviamente non lo darò a nessuno, me lo terrò e anzi inizierò a metterlo di più. Questa promossa, ora. Allora, mi sono ricordata che avevo preso anche questo, infatti lì non c'erano gli altri pantaloni wide leg che non ho proprio preso da provare perché tanto sono sicura che non me li sarei messi, mi piacciono più questi jogger, però avevo preso anche quest'altro modello di felpa con il cappuccio, ma in realtà io preferisco quella che vi ho fatto vedere poco fa perché questa mi sembra proprio molto più sporty, tipo quella che portavo quando ero adolescente, invece l'altra secondo me sta molto più carina. E soprattutto anche più comoda senza il cappuccio dietro. Anche questa super promossa e la metterò sempre, ecco, così rigirata, vabbè, non da mettere con questo ma proprio con dei jeans, anche quelli chiari che ho oggi. Secondo me questo colore è carinissimo e questa stampa è proprio bella, così ricorda quei posti bellissimi dell'America, e quindi super promossa, la prendo, ora provo quella. Mi spiace perché avrei voluto trovare anche delle felpine un po' più sul marrone freddo, solo che quelle che c'erano non mi piacevano. Allora, molto carina anche questa, credo che la prenderò. E lì esposta era abbinata con dei pantaloni color beige chiari, però tipo stile jeans, ecco, non pantaloni della tuta. E quindi io credo che l'abbinerò in quel modo oppure con dei jeans. Mi piace molto. Anche da Pull&Bear ci sono sempre queste stampe sulle felpe, vanno molto di moda quest'autunno. Molto college style. Ecco, per esempio a me piacciono anche queste cose. Tipo in questo colore è meraviglioso. Guardate che carino anche questo. Molto
molto carine. Ma io in genere questi cappottini di Zara, adesso che c'è Vinted, li prendo direttamente su Vinted che li pago la metà o anche meno. Comunque sono molto carini. Poi ho visto anche questo blazer delizioso. Vediamo. Guardate quanto è carino, in piede pullo con questo color salvia delicato. Poi c'è anche nero. A me per l'inverno il piede pullo fa impazzire, letteralmente. Però ecco, anche questo qua lo cerco magari su Vinted, tanto sicuramente si trova. Vediamo il costo. 59. Allora, io sono tornata a casa. Che ore sono? Vi dico subito, sono le 13:50, sono tornata già da un po'. Lo shopping che ho fatto è tutto qua, quello che avete visto, cioè sì, quello che avete visto che mi sono misurata da H&M, perché poi in tutto il resto dei negozi non ho trovato proprio nulla che mi piacesse. Ho fatto di nuovo solo shopping basic e la tuta che ho preso, in realtà se mi ci trovo bene, credo che la prenderò anche in altri colori. Mi ispira quel blu navy e ora non mi ricordo se c'era anche bianca, comunque dopo nel video che ho girato controllerò, ma in generale ora in tutti i negozi trovate proprio queste tute abbinate sopra e sotto. L'unica cosa c'è da guardare proprio la qualità del tessuto. Ora qui credo che si veda meglio il colore, in realtà vedete quanto è bello? Cioè, io sono innamorata di questo beige e in tutti i negozi dove sono andata, anche da Zara, ovunque c'erano queste felpe così abbinate, sia in colori più sgargianti, tipo fucsia, verde, viola, che sta andando tantissimo, e sono ben contenta perché è uno dei miei colori preferiti, però ecco, dipende, non c'erano delle tonalità di viola che mi piacevano molto, né da Zara né da Stradivarius, no. Se mi trovo bene, io corro a prenderne altri di altri colori perché mi piace proprio come modello. Ora ve lo faccio vedere bene. Allora, la felpina pagata 17,99, io ho preso una S, ma è veramente over, quindi per me la S va bene perché di solito prendo la M, ma in questo caso anche la S mi sta veramente grande. Mentre i pantaloni costano 14,99 euro, io ho preso una S, anche questi ho provato la M ma era enorme, proprio qua l'elastico era larghissimo, quindi anche questi, beh, sono un pochettino over, anche proprio qua nella vita. E stavo guardando qua che parla di tessuto riciclato, ma in realtà questo non c'entra niente con la composizione che ho appena guardato. Purtroppo io in negozio pensavo che questo fosse solamente cotone, proprio perché cioè, a me sembra solo cotone, in realtà dice dentro che è 60 cotone, 40 poliestere. Non so se ora intende, perché non c'è scritto bene, se intende che il poliestere è questa qua, questa parte un pochettino tipo lanetta, oppure c'è proprio qua nel mischiato qua nel tessuto. Vedremo, perché a me di solito i pantaloni a tuta che poi hanno il poliestere dentro qua, soprattutto nella parte interna della coscia, indossandoli più volte qua mentre cammino mi sfrega e forma poi tutte palline. Vediamo come, se si mantiene bene sia con i lavaggi che con il numero di volte che lo indosserò. E questa è la felpina con scritto Paris, vedete quanto è carina qua, proprio il rilievo, il ricamo, e vabbè, qua c'è una scritta e l'ho pagata 19,99 euro taglia S. Poi quest'altra adesso sembra proprio fucsia, ma in realtà è un malva spento, è proprio un bellissimo colore autunnale. Pagata 19,99 euro, ho preso la XS semplicemente perché questa non l'ho vista esposta dove ce n'erano di altre taglie, l'ho proprio vista per caso lì vicino ai camerini, quindi in realtà non so neanche se è già un modello vecchio che non trovate più in negozio oppure. Non saprei questa, però molto bello il disegno e anche qua è tutto ricamato.
Bene ragazze, allora vi ho fatto vedere lo shopping che ho fatto e io ora mi metto davanti al computer per fare analisi tecnica e per in realtà iniziare oggi la FTMO Challenge. Questa cosa sembra un po' un déjà vu perché ve l'ho detto nello scorso video, in realtà non so se siete riusciti a sentire le mie urla quando poi mi sono accorta che in realtà quella sessione di trading, che tra l'altro ho anche filmato, vi ho fatto vedere quel giorno come era andata, in realtà l'avevo fatta su un account demo, che non è proprio quello della FTMO Challenge per cui ho pagato. Sono stata veramente stupida, mi sono dimenticata di cambiare le credenziali e ho tradato su un account che in realtà è un free trial, non è la vera e propria FTMO Challenge. Bene, però io credo che questo sia stato proprio un segno del destino perché in realtà ieri e l'altro ieri, come vi ho detto, sono stata molto impegnata con il lavoro e in quella fascia oraria dove di solito io trado, non sono proprio riuscita, non sarei riuscita a tradare. Poi con il fatto che mi ero accorta che la challenge non l'avevo realmente iniziata, meglio così, non ho tradato e oggi inizierò. Quindi ora io mi metto a fare analisi tecnica, poi ci vediamo, più tardi, magari in serata. Ciao a tutte ragazze, oggi è un giorno completamente diverso rispetto alle clip che avete appena visto. Infatti è terminata quella settimana e oggi siamo a lunedì della settimana successiva, mentre le clip erano di giovedì passato. E io ho appena finito di tradare e sono anche un pochettino euforica e felice perché ho riportato il conto in pari e anche leggermente in profitto. Peccato per le ultime due operazioni che ho fatto che mi hanno portato una leggera perdita, altrimenti avrei terminato la giornata a più 1200 dollari, pensate voi, in sì, un'oretta e mezza. Fantastico. Comunque io vi volevo solamente salutare perché mi sono messa al montaggio del video prima e mi sono però accorta che non vi avevo più salutato e quindi ecco ci tenevo a farvi un saluto e poi ci vediamo in settimana con altri vlog. Ciao!